Signori, buongiorno e benvenuti a questo convegno organizzato dall'Associazione Salus Bellatrix con la graditissima collaborazione del dottor Sergio Signori, che oggi è qui con noi. Per chi non ci conosce e vedo qualche faccia nuova, Salus Bellatrix è un'associazione che da ogni 13 del mese, e questo lo facciamo dal 13 dicembre 2009, organizza una conferenza sui temi più disparati, dalla salute, la medicina, l'agricoltura, l'economia, la finanza, qualsiasi argomento voi abbiate in mente, noi lo abbiamo trattato in questi 10 anni. Allora, qual è il filo comune che lega tutte queste conferenze? Il filo comune, o fil rouge, è portare alla luce tutto quello che ci vogliono tenere nascosto. E vi assicuro che se ora è già molto più facile, perché come voi sapete ci sono tantissime associazioni che sono nate, in internet si trovano un sacco di cose interessanti, vi assicuro che 10 anni fa la cosa era un po' più difficile. Per cui noi, il nostro lavoro con tanto sacrificio e tanto lavoro nel territorio, lo abbiamo fatto. Come dicevo, le nostre conferenze le facciamo puntualmente ogni 13 del mese, qualsiasi sia il giorno, ognuno ha in mente l'appuntamento, tanti dei nostri fedelissimi, il 13 c'è la conferenza. Questa è una conferenza straordinaria, anzi è un convegno straordinario, nato dal fatto che l'anno scorso ho conosciuto il dottor Signori a Carpi, durante la festa dei guariti, così lo diciamo anche, e mi è venuta l'idea, ho detto perché non lo facciamo anche da noi? Poi qualcuno mi ha detto dai, non chiamarla proprio festa dei guariti, sono poveri quelli che sono troppo malati o non ce l'hanno fatta, magari se la prendono, e così è nato Noi Siamo Guariti. Io non mi dilungo altro perché non mi piace molto parlare, mi piace organizzare. Spero che tutto vada secondo come lo abbiamo programmato. Vi ringrazio ancora per la vostra presenza e lascio la parola al dottor Signori. Grazie. Grazie. Grazie anche da parte mia a Francesca Salvadori, la sezione Salus Bellatrix che ci ospita. È una bellissima sede piena di input positivi, complimenti. E quindi vi do il benvenuto a tutte e a tutti, vi auguro buona giornata. C'è una cosa già che mi sorprende, la presenza maschile. Io sono abituato che sono quasi tutte donne, quindi onore agli uomini presenti senza nulla togliere alle signore e signorine. Siamo abituati a questo. Ecco, no, io no. Allora mi presento brevemente, come ha detto Francesca, mi chiamo Sergio Signori, sono un medico in pensione da 2 anni e mezzo, ho passato 20 anni in ospedale, sono specialista in medicina interna, che sono 5 anni dopo, quindi mi sono fatto 11 anni di università e 20 anni di ospedale. E verso i 35 anni ho avuto una profonda crisi, perché vedevo danni da farmaci, problemi non risolti e soprattutto non c'erano persone, ma c'era una lista di malattie e una lista di farmaci, punto. E ho cominciato a dire no, qui c'è qualcosa che non va. Vedevo persone che per un banale mal di schiena entravano vomitando sangue perché avevano preso un banale antinfiammatorio e è venuta un'ulcera sanguinante, mettendo insieme tutto, però la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio in ambito oncologico. Allora non sapevo quello che so oggi, e che poi vi dirò. Avevamo molte persone con tumori e avevo sentito parlare dell'ascorbato di potassio, che è una sostanza assolutamente innocua, è vitamina C più bicarbonato di potassio, ideata da un certo Valsè Pantellini, adesso c'è una fondazione Valsè Pantellini. E allora ero in corridoio con il mio primario e ho detto, professore, mettiamolo in terapia, è una sostanza innocua. No. Perché no? Perché non fa parte della farmacopea ufficiale. E lui ha detto, ma noi diamo chemioterapici che sono potenti veleni dichiarati, ma quelli fanno parte della farmacopea ufficiale. Allora qualcosa dentro di me è caduto e quando se n'è andato ho preso in mano il telefono, ho telefonato al primario della medicina del piano di sotto, c'erano 3 medicine all'ospedale di Vicenza. Sai Bruno cosa mi ha detto il mio primario? Cosa ti ha detto? Mi ha detto così e così, il tuo primario ha ragione. Allora ho pensato, ok, allora di qua io me ne vado. E dopo un paio d'anni ho dato le dimissioni a 40 anni, mi guardavano all'ufficio personale come un fenomeno da baraccone, non era mai successo, ho perso il posto di ruolo, la pensione,
e mi sono dato alla libera professione. Per 27 anni ho curato, ho visto migliaia di persone, con le cure naturali, non ho mai prescritto farmaci. Tra l'altro, anni fa, prima di andare in pensione, per alcuni anni sono venuto qui a Fiume Veneto a vedere delle persone presso una fisioterapista, Viviana Scalon. Ecco, quindi siamo qui a portarvi un messaggio fantastico di guarigione e di salute. E io sono profondamente grato alle persone che parleranno oggi, perché a loro dobbiamo tanto, loro sono le prove viventi che si può tranquillamente guarire. Loro hanno dovuto scalare le montagne per guarire, ma perché? Perché la coscienza collettiva è attestata sulle malattie, sulla morte, eccetera. Ma esiste un'altra categoria importantissima, e oggi ne avremo una, i portatori e le portatrici sane di tumori, linfomi, leucemie, da anni, e stanno benissimo. Quindi io, dopo ci tornerò, ho individuato due livelli. Ci sono persone che non riescono a credere, come dice la nuova medicina di Hammer, la metamedicina, che quelle che chiamiamo malattie sono programmi biologici sensati e che non c'è nulla di maligno, né di minaccioso, né di inguaribile, ma sono un'espressione nel nostro corpo di un disagio interiore, eventualmente con l'apporto di fattori stressanti, e ne parleremo, campi elettromagnetici, geopatie, e che si può tranquillamente guarire e anche convivere con malattie definite gravissime o inguaribili. Ecco, quindi ho chiamato la relazione di oggi Tumori e altre malattie, una storia da riscrivere. Allora, i manuali sulle conferenze dicono che quando c'è un PowerPoint il relatore deve stare seduto, quindi starò seduto. Allora, una storia da riscrivere. Ecco, questo è chiamato il padre della medicina, Ippocrate. La cosa più importante in medicina non è la malattia, ma la persona che ne è portatrice. Questo è un passaggio fondamentale e ci tornerò ampiamente. Einstein, che dice che una cosa impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. Ecco, questo è uno scritto di un anonimo che c'è in questo sito che vi segnalo. Noi siamo guariti e il sito è nato per raggiungere quante più guarigioni possibili. Attualmente ce ne sono 42. E nel pulsante Chi siamo c'è Comitato Medico Scientifico e Medici Sostenitori, e sono fatalità finora. 42 medici, alcuni oncologi, due primari ospedalieri e medici maschi e femmine di varie specialità che sostengono queste iniziative. Ci sono due, ma questo è scritto in tutte le pagine del sito, ci sono due modi per affrontare le malattie. Si può considerarle come un nemico da combattere, oppure si può considerarle come dei segnali. Segnali che ci indicano che stiamo facendo qualcosa contro noi stessi. In questo senso ogni tipo di male può essere una meravigliosa occasione di trovare il modo di fare davvero bene a noi stessi. È perfetto per il messaggio che oggi vi portiamo. Infatti un medico siciliano ha scritto un libro che si chiama Benattia. Messaggio fondamentale: la salute è la nostra condizione naturale. La guarigione è un potenziale intrinseco dell'organismo che può venire mobilitato e sostenuto in molti modi e con varie risorse, anche senza alcuna terapia. Guarigioni spontanee, migliaia di casi riferiti da decenni, di cui a quanto pare pochissimi tengono conto. Possiamo guarire da qualsiasi malattia, lo sospengono le ultime scoperte dell'epigenetica, che letteralmente vuol dire sopra la genetica, della nuova biologia e della nuova medicina, ma soprattutto lo dimostrano persone guarite nei modi più diversi, scardinando prognosi, protocolli e convinzioni. Qualcuno è guarito perfino quando era considerato o considerata in fase terminale. Si dice che molte persone muoiono di tante malattie, e se fosse un colossale errore, considera questa voce nuova una voce di guarigione di vita. Ecco, questa è una tabella che c'è anche nel mio libro, Siamo guariti dal cancro. Il cancro, il cosiddetto cancro, è già la parola inquieta, è uno degli spauracchi principali, no? Ecco, quindi se queste persone sono guarite, e ne sentirete più d'una, da tumori, linfomi e leucemie, questi sono fatti.
dati. Quindi non sto là a elencarli, però persone che erano stati dati pochi mesi o pochi giorni sono guariti da 26, 25 anni, 28, 30, 36 anni. Sono fatti. E il mio principio ispiratore è stato questo. Adesso io porterò fatti, prove viventi, che si può vivere bene con le malattie più disparate e si può guarire. Oh, questo PowerPoint, se interessa, lo lascio a Francesca in modo che tutti possiate averlo se vorrete. Nel nostro organismo tutto ha un senso, una parte del mio corpo si è alterata, cerco di comprendere i motivi, porto attenzione, cura e amore a me stesso, a me stessa e mi rigenero. Le persone guarite sono tantissime. Le persone guarite sono persone sane, le persone guarite non sono miracolate a parte alcuni. Cosa intendo dire? È solo un miracolo ti può guarire. Non sono miracoli, ci sono anche dei miracoli. Ne ho raccolto anche uno con tanto di documentazione medica. Sono tutte guarigioni documentate, questo è l'impegno che abbiamo preso di fronte a tutti. Essere sani e guarire deve diventare normale. Un'altra cosa che mi rivolta alle budella è quando sento dire è la volontà di Dio, bisogna accettare la volontà di Dio. Io sono convinto che se Dio esiste, se è quello che pensiamo, ci vuole sani e felici. Cosa vuol dire la volontà di Dio? Casomai saranno altre forze che ci vogliono malati, infelici o disperati. Lo dicono in tanti. Ecco qua, a parte i nostri casi, guardate questo libro. Nessuno lo conosce, l'ho trovato per caso. Voluminoso libro, solo in inglese, che riporta moltissimi casi di persone guarite anche quando erano considerate in fase terminale. Riporta oltre 1000 studi scientifici su guarigioni spontanee. Nella bibliografia si citano 1385 articoli, 1051 fanno riferimento a remissioni spontanee dal cancro, 334 malattie di altro tipo. Non so se vi sembra poco. Migliaia e migliaia di... Cosa vuol dire guarigione spontanea? Allora, alcune persone guariscono apparentemente senza nulla, perché ci credono, perché hanno bambini piccoli, perché vogliono vivere. Altre coi modi più disparati, e questo è un altro punto fondamentale. Come hanno fatto a guarire? Nei modi più diversi. Ok? Remissione spontanea oppure facendo cose che sono ritenute insufficienti per guarire. Queste sono chiamate guarigioni spontanee. Questo è un altro libro contemporaneo, solo in inglese, Radical Remission, l'autrice medico compie un viaggio intorno al mondo e raccoglie decine di guarigioni. Guarire il cancro di Abraham Hoffer, Linus Pauling, premio Nobel, edizioni Macro, che riporta altre centinaia di guarigioni. Anche se l'espressione guarire il cancro è scorretta, sono le persone che guariscono, non il cancro. Perché questo è un altro passaggio fondamentale. Non esistono le malattie che ci vengono e poi vanno via e poi tornano. La nostra medicina è l'unica nei millenni che ragiona così. Tutte le medicine, la Ayurveda, l'omeopatia, la medicina antroposofica, tutte si occupano di persone in cui è avvenuto uno squilibrio in te, singola persona. Poi siamo tutti collegati. No, noi combattiamo malattie che hanno un decorso, una prognosi. È una follia. E non esito a dire così. È una mentalità folle nella quale paghiamo un caro tributo. Un futuro senza cancro che raccoglie pareri e consigli di ricercatori fino inascoltati e che è stato stampato per alcuni anni, poi non più. Chissà come mai ho aggiunto ironicamente. E qua, questi sono libri di singole persone. Serena Milano, di Crema, è venuta a Carpi. Questo libro, questo titolo, mi ha detto che le ha tirato addosso di tutto e di più. Come ti permetti di dire che hai scelto di guarire? Ecco, perché veniamo anche pesantemente ostacolati. Poi c'è Maeva Guerra, in viaggio verso il benessere, Annalisa Tolentinati, intelligenza visiva. Questa la incontrerò fra breve, abita vicino a Roma, adesso a Roma. Lei aveva un tumore osseo,
per la quale le avevano dato 6 mesi di vita. È guarita immaginando di guarire. Sono passati 16 anni finora. Chiara Stoppa, il ritratto della salute alla faccia del cancro, è un'attrice a cui 10 anni fa hanno dato 1 settimana di vita. Questo è un uomo, la formula di René Caiss, e questa è Alessandra Olgiati che dovrebbe venire qua oggi, quel giorno che ho danzato nel bosco. La malattia che mi ha guarita, perché la maggior parte delle persone guarite, quasi tutte, ne ho raccolte 50, mi hanno detto: questa cosa mi ha cambiato la vita in meglio. Ho dovuto capire cos'era importante per me, ho fatto delle scelte e adesso sto molto meglio di prima. E se molte malattie fossero molto più benigne di come le pensiamo? Ecco, questo qua è un po' lunga, ma è una serie di punti. Pensate soprattutto ai tumori o malattie considerate potenzialmente mortali. Un numero incalcolabile di persone sono guarite e guariscono. Ci sono persone che vivono con queste alterazioni senza alcun danno. A migliaia di persone morte per altre cause sono state trovate alle autopsie. Apro una parentesi. Oggi parlerà una persona che ha un melanoma da anni, sta bene, lavora. Anni fa un convegno a Modena, no, a Milano, non mi ricordo. Ho conosciuto una veterinaria di Modena che lei si occupa di cavalli e mi ha detto: i cavalli, soprattutto quelli di pelame grigio, spesso hanno melanomi anche multipli a cui non fanno né caldo né freddo. Allora ci siamo chiesti se sono uguali ai nostri, perché gli esseri umani muoiono col melanoma e i cavalli non fa niente? Sono identici ai nostri. E poi ha detto scherzosamente: ma se tu vai da un cavallo e gli dici guarda che hai 6 mesi di vita, il cavallo se ne frega, è il suo corpo, non sa che ha un melanoma. Quindi anche questo fa parte di tutto il gigantesco carrozzone incubo negativo. Poi lo scrittore Marcello Pamio vi dirà che razza di business c'è intorno al pianeta cancro. Allora, questo è un punto fondamentale. Mettete tutto insieme. I pazzi, i disabili mentali, i bambini autistici sono pressoché immuni, cioè non ne producono, o comunque con una frequenza bassissima. E tanti medici hanno detto: sì, va bene, ma cosa vuol dire? Come cosa vuol dire? Ho chiesto a un'infermiera che ha lavorato a Padova 10 anni in oncoematologia pediatrica, un purgatorio, ha visto migliaia di bambini e bambine con tumori, linfomi e leucemie. Katia, in 10 anni quanti bambini autistici hai visto? Neanche uno. Ok? Ci sono persone che muoiono convinte di avere una grave malattia e all'autopsia non si trova niente. Un mio amico è morto così, convinto di avere un tumore, all'autopsia non hanno trovato nulla. Ci sono persone guarite, appunto, guarigioni spontanee. A moltissime persone a cui viene diagnosticata una malattia viene detto che l'avevano da anni. A moltissime persone viene scoperta per caso, incidentalomi vengono chiamate. A moltissime persone viene scoperta negli screening di massa, altro capitolo tristissimo che produce, come vi dirà Marcello, milioni di malati che non lo sarebbero, che non lo sono. Fino ad allora non avevano alcun problema, e allora il problema comincia quando viene fatta la diagnosi. Diagnosi a cui viene attribuito il significato che sappiamo. 2 errori fondamentali diffusissimi e radicatissimi. Abbiamo tutti nel nostro corpo cellule alterate. Il primo errore sta nel credere che queste cellule impazzite a un certo punto possano scindersi dai meccanismi di regolazione, prendere il sopravvento e moltiplicarsi, addirittura fino a farci morire. Il secondo errore deriva dal primo, ma vi aggiungiamo una nostra radicata tendenza a asportare queste cellule, togliere tutto, distruggerle con ogni mezzo e a qualsiasi prezzo, combattere, vincere la lotta, eccetera. Molliamo questa mentalità da gladiatori. Non c'è nulla contro cui combattere, e ci tornerò. Ecco qua. Non ho lottato, non c'è niente da lottare. Contro chi? Contro me stessa, contro le mie cellule, ma dai,
L'unica cosa da fare è ascoltare, aspettare, mettere in moto altre nuove energie. Durante le terapie facevo fatica, saltavo degli incontri, ma fa niente, intanto si inizia. Quando poi, secondo i medici, mi rimaneva una settimana di vita, ripeto, oggi sono passati 10 anni, ho deciso di rifare un po' di chemio, cambiando ospedale e andando al Policlinico di Milano, ma alle mie condizioni. Loro mi davano per spacciata. Se tutte le altre chemie non avevano funzionato, perché doveva funzionare questa? Perché ero io diversa, non tanto la chemio. Il mio pensiero era diverso. Non avevo più paura. Il dottor Hammer mi ha insegnato a non avere paura della malattia perché è semplice processo biologico. Parte dalla natura, parte di noi. Facciamole un applauso. Lei fa l'attrice di teatro e rappresenta in teatro la sua guarigione. Ma allora perché tanti muoiono? Questa è l'obiezione che mi fa. Perché tanti muoiono? Di cosa muore chi muore? Veleni, radiazioni, interventi chirurgici, paura, rassegnazione, disperazione, effetto nocebo, prognosi infauste, un mix di tutto questo in varie proporzioni. Veleni. Allora, tutti i chemioterapici sono dichiaratamente veleni cellulari e sono cancerogeni, c'è scritto nel foglio illustrativo. Un farmaco che danno a moltissime donne che hanno, sentite le parole che vengono usate, carcinoma duttale infiltrante. Viene data una sostanza che blocca gli ormoni femminili e fra gli effetti collaterali è scritto tumore dell'utero. Allora, mi curo, pensare, io credo che quando fra non so quanto tempo vedranno quello che abbiamo fatto, diranno ma questi erano pazzi, per decenni hanno curato malattie ritenute gravissime con sostanze chimiche e radiazioni che le provocano. Infatti ci sono i tumori, secondi e terzi tumori da chemio e radioterapia. La causa più profonda e più importante di tutti i nostri mali è un errore dell'intelletto. Scienza vedica alcune migliaia di anni fa. Ecco, qua ve la faccio in breve. Questi sono due esempi perfetti di quello che vi sto dicendo. Wright, c'è in internet, trovate, è diventata, ha fatto il giro del mondo. Mr. Wright? Allora, Mr. Wright è stato ricoverato in una clinica ematologica americana con un linfoma ovviamente maligno. In fase avanzata aveva masse e liquidi linfomatosi nel torace e nell'addome. Aspettative di vita, pochi giorni però. Ma Wright ha sentito dire che c'è un farmaco che si chiama Crebiozen che è fantastico per la sua malattia perché ragionava come la maggior parte delle persone. Il medico che scriverà la relazione finale dice ma io non glielo voglio dare perché era inutile. Ma Wright insiste, il medico gli inietta una dose di Crebiozen e venerdì va a casa e dice chissà se lunedì lo trovo vivo. E invece lunedì Wright passeggia per il reparto, sorprendentemente migliorato. Allora continuano a dargli il Crebiozen e in una settimana sparisce tutto, masse, liquidi, e Wright è guarito fra lo stupore dei medici. Va a casa, ma dopo un certo tempo sente dire che il Crebiozen è risultato un farmaco scadente. Al che non è che gli torna il linfoma, che gira, come sono stato colpito da un linfoma. Pum. Wright riproduce il linfoma e viene ricoverato nella stessa clinica. Allora il medico pensa, adesso io ti inganno a fin di bene. Gli dice, guardi che non è mica vero quello che ha sentito. Crebiozen è un farmaco fantastico, ne abbiamo una versione potenziata, adesso io gliela do. E Wright per la seconda volta guarisce con un placebo, perché in realtà gli danno un placebo, cioè un finto farmaco, famosa acqua e zucchero. E non è finita qui. Va a casa, dopo un certo tempo sente dire che è stato definitivamente accertato che il Crebiozen non fa niente, al che riproduce il linfoma e muore. Più chiaro di così, di cosa è guarito due volte. Di quello che pensava e di cosa è morto, di quello che pensava e si aspettava. Antonio Cira, mio carissimo amico, un falegname, operato per un tumore alla prostata, poi sono andato a verificare l'esame istologico, era un tumore lì,
non arrivava la capsula della prostata, era una forma abbastanza differenziata, quindi poteva benissimo tenersela. Infatti, dopo l'intervento, i medici gli ha detto: stia tranquillo, signor C, è molto meglio di quel che pensavamo, lei è a posto, ma Antonio entra in una fase di depressione, non mangia più, non dipinge più, amava la pittura come me, e comincia a deperire, a dimagrire, perde peso, lo ricoverano a Bassano, vicino al suo paese, non gli trovano niente. Antonio continua a deperire, lo ricoverano a Padova in clinica. Io l'ho visto 4 giorni prima di morire, era pelle e ossa. In medicina si chiama cachessia, muore, autopsia negativa. Più chiaro di così, non saprei. Avanti. Ah sì. Ecco, due scienze, lo spero epigenetica, che letteralmente vuole al di sopra della genetica, e quel parolone che dice che il sistema immunitario, endocrino, cioè ormonale, e il sistema nervoso sono inscindibilmente legati alla psiche. Però qui c'è un altro tavolo della nostra cultura. Noi siamo identificati con la mente conscia e prevalentemente razionale. Il 90% di quello che abbiamo detto dentro è inconscio. E poi Lipton scrive un secondo libro, contano anche le convinzioni collettive. Quindi se 1 miliardo di persone pensa una cosa, tutti siamo condizionati da questo. Siamo tutti collegati. Grazie. Ecco, questa è una cosa che sappiamo tutti. Se ho fame e penso a un cibo che mi piace, mi viene l'acquolina in bocca. Ma cosa vuol dire? È una cosa importantissima. Il mio sistema nervoso ordina alle mie ghiandole salivari di produrre saliva che serve a sciogliere il cibo, a renderlo più inghiottibile, a cominciare a digerirlo, per un cibo che ho solo immaginato. Dunque il nostro corpo crede a quello che immaginiamo, come dice Lipton. Un altro esempio. Alla mia età succede meno, compirò 70 anni a ottobre, ma se sono innamorato, cotto, e penso alla donna dei miei sogni e dei miei desideri, mi eccito. Agli uomini succede una cosa, alle donne un'altra, ma insomma, ma non c'è, l'ho immaginata. Dunque il nostro corpo crede a quello che pensiamo e immaginiamo. Ed è così per tutto, per la salute e per la malattia. Ti immagini sano, sei sano. Ti immagini malato, sei malato. E qui c'è scritto dappertutto. Complimenti. Collettiva e subconscia. Quanto tempo ci serve ancora per capire che la nostra mente può mantenerci sani, guarirci o farci morire fisicamente? Ve ne ho portati 2 esempi prima. Sono morti perché pensavano di morire. Avanti. Il cancro in aumento. Falso. Sono in aumento le sovradiagnosi, i secondi e terzi tumori da cambio e radioterapia. Inoltre le persone morte di terapia risultano morte per malattia. Questa è una cosa schifosa, ma è così in tutto il mondo. E io ho visto morire, ho fatto il medico 42 anni, decine di persone di terapia, ma risultano nelle statistiche morte di malattia. Allora le statistiche sono false, in buona parte. Ecco, le sovradiagnosi, un altro capitolo importantissimo, che alimenta il carrozzone. Valutazione eccessiva o della presenza di alterazioni cellulari in una parte del corpo o delle possibili conseguenze di ciò che si trova. Questo è il mio PSA. Il PSA è un esempio pazzesco di quello che vi sto dicendo. PSA vuol dire antigene prostatico specifico. L'oncologo che l'ha scoperto dice: voi siete pazzi. Avete rovinato milioni di uomini per niente. Io non ho mai detto che un PSA aumentato pone il sospetto di cancro della prostata. E hanno fissato un valore bassissimo che è 4. Io ho visto uomini avviati a quello che chiamo il tritacarne, perché la biopsia della prostata è una cosa tremenda che fanno. Dopodiché è molto probabile che trovino cellule alterate. Intanto sono state risucchiate a forza con sto ago. La persona vive un trauma, perché ti sporacchiano 15, 20, 25 prelievi dalla prostata. Dopodiché è molto è probabile, appunto, e allora tu sei finito. Io ho visto uomini avviati a questo perché avevano 4,02. Io 3 anni fa avevo 6,3. Quindi avrei dovuto farmi mettere un dito su per il sedere da un mio collega e poi sottopormi a questa roba tremenda.
Non ho fatto nulla, sto bene. Andiamo avanti. Prestigiose fonti di medicina ufficiale dicono che gli screening, mammografia, pap test, papillomavirus, PSA, hanno prodotto e producono più danni che benefici. Ma c'è una campagna martellante per fare il sangue occulto, la mammografia, il PSA, il pap test. Perché accade tutto questo? Colossali interessi economici, credo che Marcello ce lo dirà, la nostra idea di malattia. La convinzione che esistano malattie che possono farsi morire, le verità indiscutibili della medicina e il clima attuale di caccia alle streghe, dopo vi spiego. Avanti. Ecco qua, questi sono i libri di Marcello, neanche portati, poi è qui, per cui andiamo avanti. La nostra idea, esistono malattie indipendenti da noi che ci vengono? Ma se mi è venuta questa malattia, prima di venirmi, dove stava? Dove sta la malattia prima di venirmi? Siamo noi che produciamo inconsciamente. Avanti. Diagnosi, operazione con cui un medico, maschio o femmina, riduce la situazione complessa, unica e irripetibile di una persona a parole poco comprensibili e tendenzialmente scoraggianti. Poi ve ne racconterò un caso. Avanti. Cause di squilibrio e malattia, mente conscia e subconscia, convinzioni individuali e collettive, elettromagnetismo alterato. Abbiamo qui Ignazio Garzia, che terrà una relazione su questo, è un professionista. Alimentazione e acqua, di solito non beviamo acqua, acidi e tossine. Ci sono pediatri, medici che dicono, se bevo aranciata, brodo, frutta e verdura molto acquosa, è come se bevessi acqua. No, signori. E qua parlo anche a me perché mi chiamo signori, e solo l'acqua è acqua per il nostro corpo. Quindi se non beviamo acqua, non beviamo acqua, ne abbiamo un bisogno vitale. Ecco qua, questa è una casa con tutte le tante fonti, andiamo avanti, elettromagnetismo. Quali sono le conseguenze dei campi elettromagnetici sulla salute? Qualsiasi disturbo, malattia fisico-psichica può essere aggravato o avere una concausa nei campi elettromagnetici. Ne parlerà Ignazio, ma da medico sono 30 anni che tento di far capire questo, con scarsissimi risultati. Questo è un elettrocardiogramma, un elettroencefalogramma e un'elettromiografia. Elettro. Ogni cellula del nostro corpo, ne abbiamo miliardi, questo lo hanno studiato tutti i medici, ha una polarità di membrana. Cariche positive da una parte e negative dall'altra. Qualsiasi cosa succeda, c'è un movimento di cariche elettromagnetiche. Il cuore, il cervello, i muscoli, tutto è mosso da cariche elettromagnetiche. Sarà così difficile capire che un'onda, un campo elettromagnetico può disturbare questo organismo? Io mi chiedo da anni e anni perché questo non viene compreso. Ecco, il modello biochimico dominante, il modello biofisico, avanti. Le reazioni chimiche sono reazioni elettromagnetiche, o no? Io ho scritto nei primi 2 anni di medicina centinaia di formule chimiche, c'era sempre più e meno. Dunque la chimica è elettromagnetismo, una reazione chimica è una reazione elettromagnetica. Niente da fare. Avanti. Nonostante la generale indifferenza, ci sono parevoli e autorevoli sulla pericolosità dei campi elettromagnetici, anche molto recenti. Ecco qua, la verità medica, vediamo adesso i medici, perché me l'ha detto il dottore, ok? Quando dico i medici parlo della grande maggioranza dei medici. Allora, richiami, provvedimenti disciplinari, radiazioni dall'ordine, denunce, condanni penali, campagne mediatiche, ciarlatani, alternative antivaccini, antichemio. Dovete convincervi che la maggior parte di quello che i medici dicono e fanno, lo dicono perché sono pieni di paura, perché se cantano fuori dal coro, gli succede questo, anche condanne. Ci sono due carissimi amici, colleghi, autorevoli, hanno osato criticare il decreto Lorenzin, sono stati radiati dall'ordine dei medici. Ora, non saprete forse, che l'Italia è uno dei pochi paesi in cui per fare il medico è obbligatorio essere iscritti all'ordine dei medici. Ma ho già la laurea e l'esame di abilitazione, che è un esame statale. Non basta, bisogna essere iscritti all'ordine, che è diventato un organo di repressione, di inquisizione e di radiazione. E se uno viene radiato dall'albo non può lavorare in Italia.
Ecco, esistono altri metodi di cura definiti medicine, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche dalla Federazione Nazionale Ordini dei Medici, e venduti nelle farmacie, ma tuttora pesantemente avversate o derise dai medici. L'omeopatia è acqua fresca. E allora perché la vendono nelle farmacie? E c'è scritto medicinale omeopatico? Allora è una truffa. Lo Stato ha decretato che sono medicinali, scritto medicinale omeopatico, e i medici continuano a dire che è acqua fresca o acqua e zucchero. Io non so. Statistiche, siccome il tempo passa, è quello che vi ho detto prima. Invece di dire cosa, ma questa persona che cosa ha dentro, cosa mangia, cosa beve, no, ha la tale malattia. E quindi le statistiche aggiungono questo caso a questa casistica su questa malattia. Andiamo avanti. Attenzione, dunque, l'ho già detto. Avanti. Nonostante tutto questo, ecco, perché tanti mi hanno chiesto e ho scritto nel mio libro, va comunque riconosciuto che molte persone sono gravite e graviscono con le cure ufficiali, forse perché ci credono. Perché tutti mi hanno detto ci credevo, e quindi succede quello che succede. Togliere e distruggere, avanti. Togliere tutto. Come mai c'è chi guarisce da tumori inoperabili o metastatizzati? Stefania G. è una donna di Castelfranco Veneto, è un'oncologa che ha saputo questo, ha cambiato mentalità. Era sul letto di morte. Erano 8 anni che aveva tumore, le hanno tolto di tutto, fiumi di chemioterapia, finché è arrivata al letto di morte, alimentata per flebo, e hanno detto al suo compagno, non c'è più niente da fare, si tratta di dire, no, vi prego, proviamo ancora, fatele un'altra chemioterapia, perché credevano in quello. E allora lei ha chiesto alla Madonna, Madonna, dammi un segno se devo fare ancora chemioterapia. Le hanno fatto una dose, è andata in coma, l'hanno tirata fuori per i capelli, e le hanno detto, signora, non possiamo più fare la chemioterapia, se no la facciamo morire. Lei ha fatto un sorriso largo così, ha detto ok, grazie, ha avuto la mia risposta. È guarita in pochi mesi, sparito tutto, come al solito i medici, strabiliati. E sono passati 8 anni. Avanti. Perché i medici restano ancorati al modello malattia-terapia? Formazione accademica e aggiornamento. Sempre sentono dire le stesse cose che ripetono fedelmente. La comunità scientifica internazionale segue questo modello, condivisione di responsabilità, quindi si parla di medicina difensiva. Io mi attengo ai protocolli, non potete dirmi niente, e quindi fanno quello che gli dicono, e a cui troppe persone ancora credono ciecamente. Infatti c'è un professore di chirurgia a Modena che ha una rete di medici secondo parere in medicina. Senti nemmeno un altro medico se ti dice una cosa negativa. Andiamo avanti. Questo modello dà grande potere al medico. Perché rifiutano la nuova medicina di Hammer, la metamedicina? Perché riporta tutto a te. Sei tu l'artefice della tua salute. Noi ti diamo una consulenza. Sei tu che guarisci. Bestemmia, siamo noi che ti guariamo con le medicine. Avanti. E perché, sto per finire, e anche questo chiedetevelo, perché le persone restano ancorate a questo modello? Avanti. Se la malattia viene da fuori, io ne sono vittima innocente. Ciò mi consente di delegare la gestione a chi ne sa più di me e mi solleva dal farmene carico, cioè dal prendermene la responsabilità. Vi richiamo l'attenzione su questa parola. Responsabilità vuol dire abilità a rispondere. Non c'entra con la colpa, perché tanti mi hanno detto, ma allora è colpa mia. Ma chi parla di colpa? Ti assumi la responsabilità della tua situazione in senso positivo. Altri vantaggi secondari, qualcuno si occuperà di me, sono malato, non posso prendere impegni e responsabilità. Avanti. Siamo forse ancora così? Cosa intendo dire? Quando siamo malati o ci dicono che lo siamo, regrediamo, torniamo bambini e vogliono che qualcuno o qualcosa ci guarisca.
Questo dottore saprà guarirmi, questa medicina potrà guarirmi. L'artemisia guarisce il cancro, la cannabis cura il cancro, l'aloe guarisce il cancro e siamo sempre là. La malattia viene da fuori, la cura viene da fuori, la guarigione viene da dentro. Vogliamo crescere? Prospettive. Livello A, ve l'ho detto prima, per chi mantiene la convinzione che esistono malattie misteriose e imprevedibili che possono danneggiarci. E se uno non riesce a uscire. Andiamo avanti, intanto ve lo lascio sto PowerPoint. Andiamo avanti, grazie. Andiamo avanti. Livello B, la malattia è un programma biologico sensato. Avanti. Esiste la cura giusta? Ecco qua, mi fermo perché... appunto ho chiesto a decine di persone guarite, sono guariti tutti in modo diverso. Una donna è guarita da un linfoma, e avevano detto portatela a casa a morire perché è meglio che muori a casa, mangiando bracciole tutti i giorni, contro ogni norma dietetica. Dai, lo dico in dialetto veneto, dai mamma che te tiri su, dai mamma. In quel caso hanno applicato, senza saperlo, la nuova medicina, le cinque leggi biologiche. Perché? Il sangue si altera quando c'è un vissuto di scarsa autostima, io valgo poco. E loro le hanno detto, mamma, tu ci sei indispensabile, guarda il mio bambino di 5 anni, ha bisogno di te, abbiamo bisogno di te, tu sei preziosa. E lei è guarita dopo 5 anni, l'hanno portata a un convegno, c'è un mistero come questa donna, un mistero, è sempre un mistero. Avanti. Dalle testimonianze di tutte le persone guarite e dei portatori sani, la cosa più importante è crederci. Andiamo avanti. 3 passaggi fondamentali. Togli lo sguardo dalla malattia e rivolgerlo a te stesso. Impara a volerti bene. Il nostro corpo è più saggio della nostra mente e non può creare nulla di sbagliato. Dall'esterno vengono aiuti, a guarire siamo noi. Un ultimo consiglio, insieme è più facile. Facciamo rete, l'isolamento fa male. Spesso molte persone hanno detto, io mi nascondevo perché sentivo che quando dicevo che ero ammalato mi evitavano. Facciamo rete. Un augurio. Buon risveglio. Svegliamoci da questo incubo collettivo. Adesso c'è l'ultimo e potete applaudire. Avanti. Aiutateci a diffondere questo messaggio di vita.